Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi tutorial in collaborazione col sito perleperline.com. Il protagonista di questo tutorial saranno appunto i cubetti in vetro da 6 mm. Qualche giorno fa ho ricevuto appunto il pacco di Perle e Perline e ho scelto questi cubetti da 6 mm in rosa, in celeste e in giallo. Ho sperimentato un po' con questi cubetti ed oltre a realizzare delle versioni davvero molto semplici ma a mio avviso davvero molto fine ed eleganti, tipo questo genere qui, ho realizzato sia qualche versione in questo modo assemblato davvero molto carino con le francesine sempre in acciaio. Ho realizzato anche questa versione qui con sempre francesina in acciaio, cubettino, perla da 6 mm e questo componente è davvero molto carino in resina realizzato sempre da me. Oltre a queste versioni velocissime da realizzare in assemblato, ho realizzato anche la sfera Angelia e ve la mostro subito. Ed eccola qua, una sferetta davvero molto piccola, realizzata appunto all'interno con un cubetto da 6 mm, decorata con rocaille 11.0 e cipollottini da 2x3 mm. Li ho utilizzati in 4 rossi e 4 rosa per un totale di 8 cipollottini per ogni sferetta. E poi l'ho abbellita in questo modo, con una francesina e poi sotto sempre una gocciolina realizzata in resina sempre da me. Volendo possiamo anche sostituire la francesina e utilizzare un perno più particolare per rendere l'orecchino ancora più carino. Oppure un'altra versione è quella di realizzare la sfera Angelia e utilizzare un distanziatore in questo modo, vedete, presenta appunto la bombatura e la sfera Angelia sotto come pendente, realizzata in questo caso in argento e con cipollottini arancio e celesti. I distanziatori li ho presi sempre dal sito di perleperline.com, ve li mostro, sono in ottone, misurano 35 mm, questo è appunto il codice, e sono questi tubettini che sono un po', vedete, un po' concavi, ed eccoli qua. Poi oltre a questo vi occorre anche un chiodino, sto utilizzando questi qui in acciaio sempre di Perle e Perline con il finale a pallina. Poi vi occorrono rocaille 11.0, sto utilizzando queste qui della Toco, le permanent finish aluminium. Poi vi occorre una monachella, una francesina, quello che preferite, o anche un perno. Su questo modello qui con il distanziatore preferisco la francesina per rendere ancora più allungato ed elegante l'orecchino. Poi vi occorre anche un chiodino un po' più lungo del distanziatore, questo è sempre in acciaio e misura 40 mm, servirà appunto per realizzare soltanto le asoline al distanziatore. Poi vi occorre il filo, sto utilizzando il filo Miyuki, un ago, come sempre utilizzo i pony misura 12. E niente, vi lascio al tutorial. Rieccomi, questi sono i materiali per realizzare appunto la sfera Angelia. Inserisco sul mio ago esattamente 4 rocaille 11.0, le porto alla fine del filo, rientro in tutte le perline andando in direzione opposta e chiudo la lavorazione a cerchio. Ed eccomi qua, chiuso la lavorazione a cerchio effettuando due nodini, inserite l'ago nella rocaille che viene subito dopo, inserite 2 rocaille 11.0, un cipollottino da 2x3 e 6 rocaille 11.0 e portate il tutto alla fine del filo. Ed eccole qua, rientrate con l'ago esattamente soltanto nelle ultime 4 rocaille, quindi rientrate in queste 4 rocaille nuovamente. Vedete, in questo modo tirate il filo e rientrate nuovamente soltanto nella quarta, questa, ed ecco qua il risultato. A questo punto devo ripassare in queste 3 rocaille 11.0, quindi ripasso in queste 3 rocaille. Mi rinfilo nuovamente in queste 2 rocaille argento nel cipollottino e queste altre 2 rocaille argento. Tirate bene i fili, mi raccomando. E rientrate nella rocaille 11.0
davanti a voi, cioè questa. E questo è il risultato. Inserite due rocaille 11.0, un cipollottino e due rocaille 11.0. Adesso io mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui in alto. Devo riandare nell'altro modulo row dell'altra parte. Quindi vedete, questa perlina e queste due perline sono state già lavorate. Quindi infilo la sequenza e rivado nella terza perlina, cioè in questa. E tiro il filo. Vedete? Adesso di nuovo la sequenza, due rocaille 11.0, il cipollottino e due rocaille 11.0. Fuoriesco da questa rocaille e rivado in alto in questa rocaille qui. Tirate bene il filo, al momento il lavoro si presenta in questo modo. Inserite per l'ultima volta la sequenza, due rocaille, un cipollottino e due rocaille. Adesso allargo un po' la lavorazione così vi mostro al meglio. Io mi ritrovo a fuoriuscire appunto da questa perlina qui in alto. Inserite di nuovo la sequenza, due rocaille, un cipollottino e due rocaille. Vedete queste quattro perline della base row come in alto, uguale in basso la lavorazione. Vedete queste due perline ospitano appunto questo segmento, queste altre due perline ospitano quest'altro segmento, queste due perline ospitano quest'altro segmento e adesso non ci resta che inserire l'ultima sequenza e dobbiamo inserire l'ago in questa perlina qui. In questa. Così anche in questo punto qui ci sarà il segmento. Quindi tirate bene i fili ed eccomi qua, ho tirato bene i fili, questo è il momento, è la lavorazione, vedete? Adesso non ci resta che inserire il cubetto vedete presenta appunto il foro in questo modo e io lo inserisco in questo modo all'interno. Tirate ovviamente sempre il filo perché al momento non è ancora fissato. Vedete, inserite il cubetto in questo modo. Vi aiutate anche con il chiodino a pallina. Lo inserite, vedete qui c'è il modulo row e lo inserite all'interno centrale del modulo row. Vedete? Inserite appunto il chiodino. E poi stessa cosa anche dall'altra parte, vedete? Fuoriesce sempre dal modulo row. Il chiodino vi aiuta al momento a fissare la lavorazione perché risulta ancora molto morbida. Quindi io mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui. Per il momento dobbiamo soltanto ripassare nella lavorazione per andare a compattare. Quindi sono in questa perlina e rivado in questa sequenza qui laterale. Vedete? Risalgo. Risalgo anche nelle due rocaille 11.0 vicino poste vicino al cipollotto. Mi infilo in questa rocaille qui. Adesso vedete questa sequenza qui, la seconda, è fissata soltanto da una perlina, quindi ripasso nuovamente in questa sequenza per fissare anche l'altro lato, vedete? In pratica ogni sequenza deve essere fissata sia da questa perlina sia da quella laterale. Quindi ripasso in questa sequenza, giro la lavorazione, vedete qui è fissato soltanto in questa, qui è fissato soltanto in questa perlina, quindi rivado nella perlina accanto. Dovete guardare la lavorazione. In questo punto questa sequenza è fissata solo da questa perlina, quindi per fissarla da quest'altra perlina ripasso nella sequenza, così vado a fissare anche questa sequenza. Rigiro il lavoro nuovamente. Questa sequenza è fissata solo da quella perlina, quindi rivado in questa perlina 11.0 qui, sempre del row. Tiro bene il filo e osservo il mio lavoro. E noto appunto che questa sequenza qui,
che mi ritrovo subito davanti è fissata solo da un lato, quindi ripasso in questa sequenza. Nuovamente osservo il lavoro e noto appunto che questa sequenza qui è fissata soltanto da questa perlina, quindi rivado nuovamente in questa rocaille 110 qui laterale. Adesso osservo il mio lavoro e vado a vedere appunto se tutti e quattro segmenti sono collegati nel modo giusto, nel senso che, come vi dicevo prima, un segmento deve essere appunto collegato sia dalla perlina di destra e sia dalla perlina di sinistra. Quindi il primo segmento è appunto collegato da entrambe le perline, il secondo segmento anche, il terzo anche e il quarto anche. È sempre collegato sia dalla perlina di destra che dalla perlina di sinistra. Giro il lavoro e controllo se anche la parte sopra della mia lavorazione è collegata nel modo giusto. Quindi il primo segmento anche è collegato, il secondo segmento è collegato in modo perfetto alla parte in alto, il terzo stesso discorso, il quarto anche. Quindi abbiamo collegato per bene tutti e quattro i segmenti e questo è al momento il risultato. Vedete? Adesso vado a realizzare l'ultima decorazione, vado ad inserire i cipollottini arancio. Io mi ritrovo esattamente in questa perlina qui della base row, risalgo in queste due rocaille argentate del segmento. Inserite una rocaille argento, un cipollottino arancio e una rocaille argento. Io mi ritrovo in questa perlina e rivado col lago in queste due perline argentate del secondo segmento, le due perline in alto, e tiro il filo. Adesso ripasso con l'ago in questa rocaille qui argentata in alto del row, riscendo in queste due rocaille argentate del primo segmento, inserite una rocaille 110 e rientrate con l'ago soltanto nel cipollottino arancio, in questo modo. Di nuovo una rocaille argentata e rivado nelle due rocaille argentate del secondo segmento in basso, in queste due, e tiro bene il filo. A questo punto questa lavorazione qui vado ad effettuarla in tutti i lati, quindi giro il lavoro, ripasso in queste tre rocaille, cioè quella centrale e le due del segmento, inserite una rocaille 110, un cipollottino arancio e una rocaille 110, mi ritrovo in queste due perline e rivado nelle due rocaille argentate dell'altro segmento, quella in alto, e tirate bene il filo. Ripassate nella rocaille argentata e in queste due rocaille argentate del lato, una rocaille argentata e andate nel cipollotto, una rocaille argentata e riandate appunto nelle due rocaille argentate dell'altro lato e anche in quella centrale. E tirate bene il filo. Vedete? Di nuovo rivado nella perlina centrale e nelle due rocaille argentate del segmento, una rocaille argentata, un cipollotto e una rocaille argentata, e rivado nelle due rocaille argentate dell'altro segmento e anche in quella centrale. Ripassate anche nelle due rocaille dell'altro lato, una rocaille 110 e rientrate nel cipollotto,
una rocaille 11.0 e rientrate appunto nelle due rocaille argentate e nella centrale dell'altro lato. Vado a rifare l'ultima volta questa decorazione ed ecco qui la sferetta Angelia quasi terminata. Non ci resta che ripassare con l'ago e col filo all'interno della sferetta per andare a bloccare e tagliare i fili in eccesso e poi possiamo tranquillamente realizzare l'asolina con il chiodino. Vado ad assemblare l'orecchino con appunto il distanziatore a tubo, inserite il chiodino all'interno del distanziatore a tubo e realizzate appunto le asoline. Con le due pinze vado a posizionare per bene le asoline, una posta in questo lato e l'altra posta in questo modo. Così posso agganciare sia la francesina e sia la sfera Angelia. Ed ecco qui gli orecchini Angelia terminati. Cosa ne pensate? Aspetto i vostri commenti. Io le trovo davvero un'idea molto carina per utilizzare appunto questi cubettini da 6 mm. Poi con queste sferette, come vi dicevo prima, possiamo realizzare tantissime varianti. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!